Manca pochissimo al voto del 25 settembre e se ancora non avete messo a fuoco del tutto quali sono le proposte dei partiti, in questo video capiamo quali sono quelle per i giovani e per il lavoro dei giovani. Ricordo che nel fare questo confronto ci basiamo sui programmi elettorali e non su tweet o altre dichiarazioni. Partiamo con le proposte della coalizione di centrodestra, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. L'aspetto caratteristico di questi programmi è che le due dimensioni, giovani e lavoro, si intrecciano a una terza, che è quella della famiglia. Quindi, nell'ordine con cui queste proposte vengono menzionate, c'è prima di tutto la tutela del lavoro delle giovani madri e un accesso al mutuo più facile per le giovani coppie. Infatti, tra i motivi per cui in Italia la natalità si è ridotta negli ultimi anni c'è soprattutto l'aumento del precariato e il venir meno di prospettive di maggiore stabilità lavorativa. Vengono poi proposte delle contribuzioni specifiche per chi assume lavoratori under 35. Quindi, in questo caso, tra le tre componenti del costo del lavoro, contributi a carico del datore di lavoro, del lavoratore e imposta IRPEF, la strategia è tagliare una parte delle prime due. Questo aspetto è ripreso anche dagli altri partiti e coalizioni, che si concentrano anch'essi sul taglio dei contributi, eccetto che per il terzo polo, che invece propone un consistente taglio dell'IRPEF, cioè la parte delle imposte. Questa distinzione è importante perché la differenza tra imposte e contributi è che le prime vanno a finanziare attività pubbliche generiche, mentre i contributi finanziano direttamente pensioni, sanità e una parte degli altri servizi di welfare come sussidi di disoccupazione. Altro aspetto interessante delle proposte del centrodestra è l'attenzione alla possibilità di fare impresa come prospettiva lavorativa delle nuove generazioni. Per questo le proposte avanzate nei programmi sono più incentivi all'imprenditoria giovanile, soprattutto nelle aree depresse e in particolar modo per startup tecnologiche e a valenza sociale. Passiamo ora alle proposte della coalizione di centrosinistra, composta da Partito Democratico, Più Europa, Alleanza Verdi Sinistra e Impegno Civico. Le caratteristiche di questi programmi è l'attenzione che viene messa sulle assunzioni dei giovani e sulla transizione tra i percorsi di formazione e il lavoro. Innanzitutto, la proposta principale è il taglio completo dei contributi per chi assume i giovani under 35 a tempo indeterminato. I partiti della coalizione sono poi concordi nel proporre che il passaggio al tempo indeterminato e, in generale, l'ingresso al mondo del lavoro avvenga tramite il contratto di apprendistato. Questo è un tipo di contratto di 3 anni, al termine del quale la conversione a tempo indeterminato è praticamente automatica, salvo diversamente deciso tra lavoratore e datore di lavoro. L'idea è che stage e tirocini rimangano solo come strumento di orientamento. Quindi l'altra proposta del centro-sinistra è abolire stage e tirocini extracurricolari, attivati oltre l'anno di conclusione del percorso di studio. L'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro viene immaginato quindi in questo modo: una prima serie di stage e tirocini retribuiti per dare la possibilità a un giovane di capire quale settore o ruolo lavorativo faccia il caso suo e poi un periodo di apprendistato una volta chiarite le idee. Questa sequenza di eventi è sicuramente ideale, ma si scontra con le esigenze delle imprese che potrebbero non corrispondere a quelle del lavoratore, quindi occorre capire come riuscire a incentivare davvero una transizione scuola-lavoro che sia un compromesso funzionale per tutte le parti coinvolte. Le altre proposte della coalizione del centro-sinistra per il lavoro dei giovani sono l'estensione a tutti gli appalti pubblici della clausola di premialità per l'occupazione giovanile e femminile e l'introduzione di una pensione di garanzia per le nuove generazioni, stanziando fin da subito risorse per garantire una pensione dignitosa ai giovani che hanno carriere discontinue e precarie. Infine, due proposte collegate alla stabilità dei giovani sono innanzitutto che lo Stato continui a essere garante dei giovani under 35 che intendono comprare casa tramite mutuo e poi che sia istituito un contributo per l'affitto di 2.000 euro per gli under 35. Passiamo ora alle proposte del terzo polo. L'impegno del terzo polo nei confronti dei giovani è molto forte e si concretizza nel fare in modo che ogni euro speso per gli over 65 sia accompagnato da almeno un euro speso per gli under 35.
A tema lavoro, i giovani sono al centro della riforma fiscale del Terzo Polo, che infatti propone una detassazione specifica per chi assume i giovani pari al 100% dell'IRPEF fino a 25 anni e al 50% dell'IRPEF fino ai 29 anni. Per quanto riguarda la transizione da scuola università al lavoro, il Terzo Polo propone servizi di orientamento più forti per facilitare il passaggio tra le due cose e la riforma di Garanzia Giovani, che è il nome con cui è conosciuta in Italia, un insieme di misure promosse a livello europeo per inserire i giovani nel mondo del lavoro ed esiste dal 2013. L'idea è che i tirocini e le altre esperienze lavorative siano supportate da risorse pubbliche. La criticità sollevata dal Terzo Polo è che queste spesso arrivano a esperienza iniziata, creando problemi di liquidità, e quindi la proposta è anticipare l'erogazione di queste risorse per permettere al giovane di mantenersi da solo durante il tirocinio. A questo proposito, il Terzo Polo propone anche il contrasto all'uso improprio dei tirocini extracurricolari e la strategia proposta è quella di regolare quelli curricolari introducendo agevolazioni sia per le imprese che attribuiscono un rimborso spese o un'indennità ai tirocinanti che per quelle che trasformano lo stage in un contratto di lavoro. Ci sono poi due aspetti che distinguono il programma del Terzo Polo dagli altri: la forte attenzione alla formazione tecnica e professionale dei giovani e quella all'imprenditorialità giovanile. In questo senso le proposte sono il potenziamento degli ITS, a cui sarebbero destinati 1,5 miliardi di euro, un accesso più facile alle professioni estendendo le lauree abilitanti e professionalizzanti, investimento in un piano strategico per lo sviluppo delle competenze digitali dei giovani e l'azzeramento completo delle tasse per i giovani under 35 che avviano un'attività imprenditoriale. L'idea è dare la possibilità di posticipare e rateizzare tutti gli adempimenti fiscali dei primi 3 anni di impresa nei periodi successivi per evitare il più possibile problemi di liquidità. Infine, anche il Terzo Polo menziona l'importanza di avere più incentivi alla previdenza complementare per gli under 35 con carriere discontinue. Passiamo alle proposte del Movimento 5 Stelle. Innanzitutto, le proposte del Movimento 5 Stelle si concentrano sul contrasto al precariato, rafforzando il decreto dignità, con attenzione speciale ai giovani. Il decreto dignità, introdotto nel 2018, è stato una delle misure bandiera del movimento durante le esperienze di governo ed è noto per aver ridotto la possibilità di prorogare i contratti a termine fino a un massimo di 4 volte. L'idea è di potenziarlo per arginare ancora di più l'abuso dei contratti a termine, che riguardano in particolar modo i giovani. Poi anche il Movimento 5 Stelle propone lo stop a tirocini e stage gratuiti e propone anche un compenso minimo obbligatorio per stagisti e tirocinanti. A questo proposito c'è anche la proposta di riconoscere il periodo di prova a fini pensionistici, cosa che ad oggi non accade. E sempre a tema lavoro sono menzionati sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani under 36 e, per la stessa fascia d'età, anche sgravi per l'acquisto della prima casa. C'è anche in questo caso la proposta di avere una pensione di garanzia in parte supportata dallo Stato per tutelare chi ha carriere discontinue e, sempre ai fini pensionistici, il movimento propone che il riscatto della laurea sia gratuito e questo vuole anche essere un incentivo all'iscrizione all'università. Anche nel programma del Movimento 5 Stelle c'è spazio per l'imprenditoria giovanile, che si concretizza in più incentivi e meno burocrazia. Collegata a questo tema c'è anche l'introduzione di più incentivi per il ricambio generazionale del settore agricolo, da destinare ai giovani che vogliano intraprendere una carriera lavorativa o avviare un'impresa in questo settore strategico per il paese. Cerchiamo ora di riassumere velocemente le proposte che abbiamo visto, facendo una distinzione tra quelle comuni a tutti e quelle caratteristiche di ogni partito o coalizione. Le proposte che ritornano tra i vari partiti e coalizione a favore dei giovani e del lavoro sono le decontribuzioni e le detrazioni per chi assume under 35 e la promozione di servizi per potenziare la formazione specifica dei lavoratori. Ad esempio, almeno per ogni coalizione o partito c'è una proposta che riguarda gli ITS, gli istituti tecnologici superiori alternativi alla laurea. C'è poi un sostegno unanime a forme di previdenza complementare a supporto dei giovani che hanno carriere discontinue e che quindi di fatto non stanno accumulando come dovrebbero abbastanza contributi per avere una pensione sufficientemente alta per vivere. Un altro tipo di supporto proposto da tutte le parti in gioco è l'acquisto della casa per chi ha meno di 35 anni. Infine appare in tutti i programmi una menzione al potenziamento degli incentivi per attirare gli italiani specializzati che,
hanno deciso di andare a lavorare o a studiare all'estero e va anche il supporto pubblico di viaggi studio ed esperienze formative o di lavoro all'estero nell'ottica però poi di un rientro in Italia. Le proposte specifiche che caratterizzano i singoli partiti o le singole coalizioni sono per il centrodestra la tutela del lavoro delle giovani madri, l'attività di impresa in alcuni settori specifici come l'artigianato come prospettiva lavorativa per i giovani e il sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa. Le proposte distintive del centro-sinistra invece sono l'azzeramento dei contributi per chi assume a tempo indeterminato gli under 35, l'abolizione degli stage extracurricolari che si attivano dopo un anno da quando si sono terminati gli studi e la spinta forte del contratto di apprendistato come via principale d'ingresso al mondo del lavoro. Il terzo polo si distingue per la proposta di azzerare del tutto le tasse per gli under 35 che avviano un'attività imprenditoriale, per l'azzeramento completo dell'IRPEF per i giovani under 25 e una riduzione del 50% per i giovani tra i 25 e i 29 anni. Altra proposta centrale del terzo polo è l'investimento negli ETF per avere una forza lavoro maggiormente qualificata. Il Movimento 5 Stelle invece si batte per lo stop ai tirocini non pagati, per rendere il riscatto della laurea gratuito e quindi incentivare le iscrizioni all'università e contro il precariato giovanile potenziando il decreto dignità. Ci diciamo spesso che la politica non si occupa dei giovani. Nei programmi che abbiamo visto i giovani hanno più o meno importanza a seconda degli schieramenti e in alcuni casi potrebbe anche non sembrarci abbastanza. Vedremo quale sarà l'esito del voto e cosa faranno i partiti eletti per i giovani nei prossimi anni. Una cosa è certa, più vogliamo comparire in questi programmi, più dobbiamo farci sentire, anche con il voto.